Allora, come si conviene quando si hanno ospiti illustri, io leggerò. Signore e signori, buonasera, buon pomeriggio. Mi chiamo Antonio Currà, sono un professore associato di neurologia presso questa Università di Roma e quest'anno ho il privilegio di servire come presidente del Rotary Club di Latina. Sono qui per darvi il benvenuto a questo evento culturale su Massimo Bordin, direttore. Per illustrare brevemente il Rotary a chi non lo conosce, userò tre brevi frasi che sono stati i temi presidenziali degli anni rotariani precedenti. Il Rotary crea opportunità. Il Rotary unisce le persone. Il Rotary cambia le vite. E il Rotary riesce a far questo perché i rotariani sono uomini e donne che credono di poter produrre cambiamenti positivi in se stessi e nelle comunità alle quali appartengono. Tali cambiamenti positivi sono lo scopo dell'incontro di oggi. Questa presidenza ha interpretato il Rotary come apertura alla città, secondo la sua vocazione di promotore di cultura, di valori e di relazioni. Al tempo stesso ritiene che in una fase storica complessa e difficile come quella che viviamo, le parole non siano di per sé sufficienti e sia invece necessario portare degli esempi. Sapete infatti che la parola conduce, l'esempio trascina. E l'esempio che viene proposto oggi è Massimo Bordin, direttore. E poi tutto il resto, per citare Luigi Manconi. Da ascoltatore medio quale mi considero, resisterò alla tentazione di parlare del direttore o del giornalista. Da persona impegnata da sempre nel lavoro, più che nell'arte o nella scienza di governo, mi asterrò anche dal dire dell'intellettuale politico. Non posso però tacere che è stato grazie alla sua voce graffiante se personalmente ho potuto accostarmi ad una più consapevole riflessione civile. Per questa ragione ho avvertito sincero il desiderio di poterne celebrare la memoria, certo che molti altri condividano gli stessi sentimenti. Il presidente internazionale Jennifer Jones afferma che il Rotary ha bisogno di ambasciatori per trasmettere il suo messaggio di un mondo migliore. Permettetemi dunque che io esprima la più autentica gratitudine al professor Stefano Ceccanti, al direttore Alessio Falconio, alla giornalista Daniela Preziosi, ambasciatori oltre che di cultura, di valori e di civiltà, i quali hanno gratuitamente posto al servizio del Rotary e dei cittadini che avremmo voluto qui da Latina i loro eccezionali talenti. In onore del rispetto, in onore dell'amicizia, in onore della memoria di Massimo Bordin. Desidero rivolgere il più sentito grazie al direttore Alessio Falconio, senza il quale questo evento semplicemente non avrebbe potuto aver luogo. E grazie anche ai soci del club che a vario titolo hanno seguito l'organizzazione di questo evento, dedicandovi tempo ed energie. Saluto infine tutti gli ascoltatori di Radio Radicale che in questo momento sono sintonizzati sulle frequenze della radio. E con il rispetto che si deve a chi è di un'altra classe, lascio che sia lo stesso Massimo Bordin a reintrodursi a voi stasera. La lettura dei giornali è la preghiera dell'uomo moderno, diceva Hegel, però più modestamente può essere anche la chiave di lettura per capire un po' come butterà la giornata politica, quali sono i temi sui quali i partiti si accapiglieranno, quali sono le questioni più interessanti per i cittadini comuni, quelli che fanno una vita normale, quali sono i retroscena che più intrigheranno il palazzo e lo muoveranno. Occorre anche fare qualche sforzo di passione oltre che di analisi. Certo, a volte mi rendo conto io per primo di rischiare di finire nel cabaret, ce n'è fin troppo, non è questo che serve, però è anche importante riuscire a tenere desta l'attenzione dell'ascoltatore e se possibile anche a divertirlo ai tanti paradossi che la scena politica italiana offre. Io finora mi diverto a fare quello che faccio e penso che si senta e che sia gradevole per l'ascoltatore. Nel momento in cui non mi divertisse più sarebbe tutto un altro discorso. Però la rassegna stampa è davvero per me una forma di adrenalina formidabile. Magari arrivo in redazione distrutto perché magari ho dormito pochissimo. E poi magari dopo la rassegna stampa sto ancora peggio,
Però in quei 50 minuti, a volte anche un'ora e a volte anche un'ora e 10, riesco a reggere proprio perché mi appassiona riuscire a dare quella impressione di dare all'ascoltatore l'idea di quello che succederà nella giornata attraverso un filo conduttore che si ritrova nei giornali. Perché poi il personale politico è cambiato, a mio avviso, in genere in peggio. Però i giochi di palazzo, quelli sono più o meno rimasti, fatti magari in modo anche più dilettantesco e quindi più facilmente anche, diciamo, leggibile. Io sono un cittadino normale e ringrazio Massimo Bordin per tutte le mattine che mi ha fatto compagnia portando i bambini a scuola, che ricordano la sua voce. Grazie. Grazie, professore, grazie per aver immaginato questo pomeriggio di ricordo di Massimo, anche se fa impressione perché sembra fatta 2 ore fa questa intervista che al nostro grande Massimo, all'ADN Cronos, realizzò per chiedergli di raccontare la rassegna stampa e regime. E che veramente faceva impressione, ripensando ai titoli di oggi. Grazie perché l'occasione che cade a pochi giorni, lunedì sarà il quarto anniversario della morte di Massimo, ci consente ancora una volta di anche raccontare come scoprire ogni giorno di più Bordin. Grazie al lavoro che lui ha fatto innanzitutto e che sul suo lavoro in molti altri hanno avuto la fortuna e il privilegio di poter fare. Mi riferisco in particolare all'archivio Bordin che sul sito di Radio Radicale si compone di una parte audio che vede Massimo come praticamente presente in tantissime declinazioni. La rassegna stampa, ma lo speciale giustizia, ma appunto anche da cronista giudiziario, si pensi fra gli altri il processo Tortora, tanto per dirne, ma uno fra i tantissimi che Bordin ha seguito e ha raccontato agli italiani, che tramite Bordin sono entrati nelle aule dei processi più importanti del nostro paese. Dando a Radio Radicale, insieme anche agli altri che da tanti anni fanno questo lavoro, questo splendido ulteriore connotato. Massimo è stato direttore per 18 anni di questo radio, quindi il connotato lo ha dato sia dal punto di vista del cronista giudiziario, cronista come amava, anzi meglio lui, e basta, senza aggettivi, definirsi, e da direttore però. C'è anche la parte però di politico, perché Bordin c'è giornalista e che giornalista politico, che ha raccontato la politica con stampa e regime, ma anche con delle splendide interviste, di approfondimenti, anche andando a seguire i congressi quando ancora si facevano in quel modo, quantomeno dei partiti. C'è la parte poi di più recente acquisizione che si deve al lavoro di Andrea Mauri, che è dell'archivio di Radio Radicale, che è diretto da Guido Mesiti. L'archivio Bordin di più recente acquisizione è la parte cartacea, perché dopo la morte di Massimo Andrea Mauri ha compiuto un lavoro certosino entrando nella sua stanza. E selezionando le carte che le persone care a Massimo hanno consentito di poter visionare, e ne è venuto fuori insomma, davvero un unicum, intanto dal punto di vista tecnologico, perché grazie anche ad una società che gratuitamente, quindi volentieri cito Iperbole, è il loro nome, perché l'hanno fatto con una passione, perché ci hanno detto perché è Bordin e Radio Radicale, altrimenti è un servizio che non viene fatto gratis, però tanto per non parlare in modo elegante. Ma invece è stato un lavoro fatto con grande passione e che ha dato vita ad un unicum, cioè la possibilità di leggere e di ascoltare il lavoro di Bordin incrociando
lo scritto e l'audio video. Quindi leggere gli appunti di lavoro di Massimo Bordin, di leggerli online, perché l'originale cartaceo, fra poco ci vengo, si trova in radio, ma tutto quello che c'è nell'archivio cartaceo di Bordin è visionabile nel nostro archivio ed è linkabile anche al tipo di lavoro che Massimo realizzava su quelle carte. E vi fate anche l'idea di come lavorasse Bordin, perché entrare nella sua stanza è un privilegio che abbiamo avuto a Radio Radicale per molti anni, non abbastanza, ma dava, non era proprio una stanza ordinata. Il suo tavolo diciamo che era pieno di carte studiate, di giornali. Quindi insomma era un po' caotica quella stanza, quanto invece non lo erano i suoi appunti. C'è un ordine, una pulizia, non c'è una sola correzione nelle sue carte, e quindi quello che lui raccontava era in realtà, non lo leggeva perché lo aveva già in mente, maturato ascoltando i processi, le udienze per esempio, e lo doveva soltanto stendere per poi darla come traccia, ma di un contenuto che già aveva elaborato e che faceva, secondo non solo me umilmente, ma insomma di Bordin anche un lettore della quotidianità che poi diventava attraverso di lui storia, quotidianamente con Stampa e Regime, perché naturalmente per noi radicali, per il Partito Radicale, per Radio Radicale, si pensi appunto al processo Tortora e all'impegno di Marco Pannella e dei radicali, la giustizia è da sempre un grande problema sociale, diceva Pannella, no? Massimo aveva le sue, lo diceva in modo parzialmente diverso, erano due persone splendidamente diverse e abbiamo avuto la fortuna di averle entrambe, quindi è una fortuna più unica che rara. E Bordin aveva la capacità di leggere politicamente la giustizia, ma anche di raccontare la politica del giorno per giorno, anche attraverso la politica giudiziaria. Si pensi appunto ai processi Tortora, ma si pensi agli anni di Mani Pulite e a tutto quello che è venuto dopo. Quindi questo era un unicum che rendeva Bordin un testimone, anzi non un testimone, capace di spiegarci ogni giorno quello che stava avvenendo in realtà da diversi anni o lustri in Italia. E a proposito della stanza, diciamo della possibilità di consultare le carte di Massimo Bordin, naturalmente noi le conserviamo con massima accuratezza e gelosia, ma sono consultabili prendendo contatto con la radio, perché non è una stanza aperta, sono carte originali che quindi conserviamo in modo proprio armato, esatto, giustamente, preziosi, ma che sono a disposizione di chi volesse fare del lavoro di Massimo oggetto del proprio studio. Ci piacerebbe poter, in tempi non eccessivamente lunghi, anche dar vita ad una borsa di studio che, e non solo limitarla agli studi diciamo di chi fa i corsi di giornalismo, ma anche appunto alle altre discipline, perché insomma una laurea in giurisprudenza sui processi, anche banalmente, dico un'idea, per raccontare il passaggio dal rito vecchio al rito nuovo attraverso le letture che ne ha fatto Massimo Bordin nel corso di questi decenni, sarebbe per noi una grande gioia potervi contribuire attraverso queste carte e anche dare appunto in questo senso un sigillo con una borsa di studio. Quindi noi speriamo di incontrare la generosità di chi volesse farsi, ma lo diciamo erga omnes, e perché pensiamo che ne valga davvero la pena, interprete di questo. Voglio dire anche un'altra cosa, ricordando Massimo, che siamo in una sede accademica e
non è la prima volta che, seguendo Bourdin, che non era un accademico apparentemente, anche se poi ha inventato insieme a Pannella, insieme agli altri che hanno dato vita alla Radio Radicale, un'università popolare, diceva Pannella, no? Quindi l'accademia. Però Massimo in realtà nelle accademie è sempre stato molto, come dicono quelli che i cronisti giudiziari, attenzionato, e la testimonianza sua, professore, ne è un'ennesima conferma. Quindi con piacere sottolineo questo aspetto, anche perché l'attenzione attraverso l'accademia, attraverso l'istituzione universitaria o scolastica più in generale, è un modo per portare Bourdin davanti, diciamo, all'attenzione dei ragazzi, di chi non ha avuto la fortuna per motivi anagrafici, salvo avere genitori che glielo hanno fatto ascoltare fin dalla tenera età, ma sono davvero tanti i casi in questione, diciamo. Invece un giornalista che appunto riscoperto anche attraverso l'ascolto sul sito di Radio Radicale e la lettura dei suoi documenti, aiuta a studiare e a capire un periodo che non hanno vissuto in prima persona, ma del quale vedono le conseguenze politiche, sociali, giudiziarie. E quindi in questo senso mi fa particolarmente piacere, e vi ringrazio, naturalmente oltre all'organizzazione del Rotary, poter parlare di Massimo in una sede accademica, e sottolineare un altro dato, l'appuntamento che terremo lunedì prossimo, proprio in occasione dell'anniversario della morte di Massimo, di mattina alle 10 a Roma presso la Biblioteca Baldini, completeremo un altro tragitto di questo nostro sforzo, che facciamo davvero con molto piacere, di portare Bourdin fuori dalla radio. Lo scorso anno, grazie alla generosità e all'intuizione e anche alla passione per il lavoro di Bourdin, di chi lavora alla biblioteca Caetani, la biblioteca di storia contemporanea dei Caetani, è stata data vita da loro, noi abbiamo collaborato per quello che potevamo, ma il lavoro è stato tutto loro, dato vita ad un fondo con una parte della biblioteca personale dei libri di Massimo Bourdin, che la famiglia di Massimo ha gentilmente donato a Radio Radicale, e insieme con loro abbiamo deciso, e saluto il figlio di Massimo qui presente, Pierpaolo, abbiamo visto nascere questo fondo Bourdin. Lunedì prossimo ci sarà un'altra parte, la seconda parte, secondo in termini di tempo, solo perché non, altrettanto importante, della libreria Bourdin, che darà vita ad un fondo nella biblioteca Baldini in via Sacchetti. Quindi lunedì alle 10, lunedì mattina, proprio il giorno in cui ricorre il quarto anniversario della morte di Massimo, ci sarà a Roma una nuova traccia indelebile, quindi a Roma, ma per chiunque volesse passarvi, alla Biblioteca Baldini, di questo grande testimone del tempo, quale è stato Massimo, e anche perché i suoi libri raccontano il personaggio, raccontano le sue passioni, le sue curiosità, i suoi autori di riferimento, insomma, non voglio dilungarmi oltre su questo perché sminuirei quello che invece è un monumento, perché sono parecchi libri davvero. E quindi approfitto di questa sede per dare appuntamento. Ma perché? Perché il messaggio è sempre lo stesso, cioè il tentativo è sempre lo stesso, attraverso un luogo deputato alla formazione dei ragazzi, qui propriamente, ma anche la biblioteca, non di meno, fare in modo che la conoscenza di Massimo Bourdin diventi strumento per lo studio e
ulteriore conoscenza del nostro paese, per come lui ce l'ha magistralmente raccontato e spiegato. Sicuramente ho dimenticato tante cose, un'ultima però vorrei dirla, perché siamo a Latina e so che il periodo appunto è preelettorale, ma quindi il mio non è uno spot in alcun modo, però con piacere voglio ricordare Silvio Di Francia, perché era della stessa generazione di Massimo. Io ho cominciato a lavorare a metà degli anni 90, fra il 94 e il 95, con Radio Radicale, con Massimo Bordin direttore, e mi ricordo che più di una volta, su sua indicazione, intervistai Silvio, che ci ha lasciato purtroppo di recente e che a Latina ha dedicato l'ultima fase del suo impegno politico. Perché a volte mi ricordo che Bordin prendeva anche in giro, io gli raccontavo, no, c'è un problema sul, una volta disse, ah, siamo ancora alla testa, a chi prende la testa del corteo, perché memore di quegli anni, perché Silvio Di Francia era un attivista, era un militante politico e come Bordin della sinistra, anche se di formazioni diverse, e insomma, ma questo perché ci tenevo davvero con affetto a ricordare anche Silvio, perché l'ultima volta che l'ho visto prima della sua malattia eravamo qui vicino in una manifestazione estiva a Lido di Latina, dove pure Massimo era stato e venne a salutarci con tanto affetto, quindi chiudo con questo ricordo, però adesso viene il bello, perché diamo la parola al professor Ceccanti e a Daniela Preziosi. Il professor Ceccanti, dal punto di vista dell'Accademia, non devo essere io, cioè voi lo conoscete, è a casa sua, esatto. Fra l'altro anche dal punto di vista proprio formale, però Ceccanti, dico solo una cosa, era uno dei pochissimi che si poteva permettere di mandare un messaggio a Bordin durante la rassegna stampa ed essere anche citato, quindi come citato bene, esatto, perché veniva trafitto da qualche, esatto, era un atto di coraggio da parte di Ceccanti, diciamo, che veniva premiato. Prego, professor Ceccanti. Rosso, benissimo, grazie a tutti. Sì, io vorrei in sostanza dire tre cose andando in ordine cronologico, perché una delle caratteristiche di questa radio non è solo quella di fare la radio, ma raccontando le cose anche di contribuire a cambiarle, come è sempre stato fin dall'inizio. Questo è vero per la rassegna stampa, ma è vero un po' per tutto. Ora, le mie prime esperienze con questa radio sono state nell'arco di tempo 90-93, cioè la fase in cui vennero costruiti i comitati per la riforma elettorale. Il primo referendum elettorale si svolse il 9 giugno del 1991, il secondo referendum elettorale, quello sul Senato, si svolse il 18 aprile del 93, ci siamo martedì, saremo alla... E prima del 18 aprile 93 c'era un quesito pendente sui comuni che provocò il 25 marzo del 93, questo invece è l'anniversario che abbiamo già superato, l'approvazione della legge sull'elezione diretta del sindaco, su cui appunto particolarmente attuale in questa città. Ora, perché dico che questo fu un caso di raccontare la realtà anche che la cambiò? Perché noi, ora va di moda un po' di revisionismo positivo sulla cosiddetta Prima Repubblica, che per carità è anche motivato soprattutto se vista nei primi anni, ma la fase finale del primo sistema dei partiti fu finale prima di Tangentopoli, e anche una parte dei problemi collegati a Tangentopoli si spiegano con la inerzia e incapacità di autoriforma del sistema dei partiti. Se noi pensiamo che quel movimento referendario, che aveva tre anime che contribuirono a crearlo, ovvero sia un gruppo di associazioni cattoliche, il Partito Radicale, il PDS, partì da una vicenda che a oggi può sembrare strana a quelli che non conoscono attività politico-parlamentare degli ultimi anni. Noi siamo abituati che negli ultimi anni si fanno riforme col metodo discutibile del voto di fiducia,
quasi tutto si approva con voto di fiducia. Questa cosa è molto contestata, ovviamente, perché è una forma un po' anomala di tagliare la discussione, però siamo abituati che si fanno riforme col voto di fiducia. Poi uno può decidere che siano buone, cattive, ma è un'altra questione. Invece, nel marzo del 1990 ci furono 4 voti di fiducia dell'ultimo governo Andreotti per impedire la riforma dell'elezione diretta del sindaco nella legge sulle autonomie locali. Cioè esisteva una maggioranza trasversale in Parlamento di parlamentari di tutti i gruppi che era per l'elezione diretta del sindaco, ma i gruppi dirigenti dei partiti di governo non la volevano fare perché implicava una cessione di sovranità dai vertici dei partiti ai cittadini. E quindi il governo Andreotti mise 4 voti di fiducia per impedire l'elezione diretta del sindaco. Infatti nella legge 142 del 1990, che fece una prima razionalizzazione comunque positiva del sistema di autonomie locali, l'elezione diretta non c'era. Allora, vista questa situazione in cui il sistema non produceva granché, era l'ultimo governo Andreotti, quello che Andreotti aveva sostenuto quando gli era stata fatta la domanda, ma questo governo non tira a campare, e Andreotti rispose, meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Allora, il sistema era chiuso su se stesso, era fortissimo nell'impedire cambiamenti, ma era incapace di fare qualsiasi cambiamento in positivo. Questa era la situazione. Da lì venne fuori questa idea di raccogliere le firme dal basso. Infatti la raccolta di firme partì il 1 aprile, perché di corsa si fece questo comitato, il 1 aprile 1990 si cominciò a raccogliere queste firme. Solo che oggi siamo abituati a una situazione di informazione più caotica, più pluralista, internet e così via. Allora c'era il duopolio dell'informazione Rai-Mediaset e le forze di maggioranza erano organiche, cioè avevano un diretto controllo sulla Rai TV, e anche il gruppo Mediaset era favorevole al governo in carica. Quindi voi, se aveste dovuto aprire i canali della Rai o di Mediaset, non avreste mai potuto scoprire che avreste potuto firmare per questi referendum. Cioè ci fu un meccanismo di blocco dell'informazione assoluto. Veniva la televisione giapponese a fare servizi su questa raccolta di firme, ma siccome si andava esattamente nel cuore del potere politico, di questa cosa non si poteva parlare, tant'è che nel luglio poi cestinammo anche le prime firme, perché si possono presentare firme in un arco di 3 mesi dal primo all'ultimo modulo. La prima andò malissimo, buttammo le prime firme e ripartimmo in modo tale da coprire fino a tutto luglio, e mi ricordo che fummo nella situazione di allora in cui il presidente Cossiga avvertì che questa situazione era anomala. Il presidente Cossiga decise improvvisamente di riceverci col comitato referendario a fine luglio, quando praticamente a Roma non c'era nessuno, per cui io, che avevo 29 anni, mi ritrovai catapultato insieme a Marco Pannella ad altri in un dialogo diretto col presidente Cossiga al Quirinale, che fu piuttosto divertente, devo dire, perché poi cominciarono a dibattere sul rapporto tra politica e diritto Marco Pannella e Cossiga, e dibattere se il fine giustificasse i mezzi, l'importanza delle regole. E a un certo punto, devo dire, in maniera piuttosto brillante, il presidente Cossiga si rivolse a Marco Pannella dicendo praticamente sì, che le regole quando non sono adeguate bisogna cambiarle, finché non sono cambiate bisogna rispettarle. Cioè, pensa tu che San Tommaso Moro, che poi lui volle patrono dei politici, rispose per lettera a un corteggiatore luterano integralista della figlia che gli voleva fare impiccare gli eretici anche nei casi in cui questo non era reato. E allora San Tommaso Moro, correttamente, che pur non era un fautore della libertà religiosa, però era garantista, e gli rispose: tu vuoi fare un buco nella rete del diritto per andare di là a prendere il diavolo, ma se fai un buco nella rete del diritto può anche essere il diavolo che esce fuori e prende te. Quindi stiamo attenti alla correttezza della regola. E quindi, cioè, io mi ricordo in particolare questo episodio. E la radio ebbe un'importanza fondamentale, perché bombardava ogni giorno e
ogni giorno diceva potete andare a firmare a questa sede delle Acre, a questa sede del PDS, a questa, alla sede nostra della Lega Argentina, e faceva un tam tam continuo che poi portò effettivamente a superare non di moltissimo la soglia delle 500.000 firme per il caso della prima raccolta di firme, che poi però la Corte ammise solo il referendum sulle preferenze della Camera nel 91 e poi ci fu la nuova raccolta di firme. Però questo è un caso appunto particolare di una radio che ruppe il monopolio informativo e quindi contribuì in maniera decisiva non solo a raccontare la realtà ma anche a cambiarla. E questa è la prima cosa che volevo dire. E la seconda è specifica appunto sulla rassegna stampa che faceva Massimo Bordin, che andava sempre seguita molto attentamente, quindi io avevo una tecnica particolare, infatti mia figlia associa la voce di Massimo Bordin a una specie di stereo, perché io accendevo simultaneamente la radio nelle tre stanze della casa in cui mi spostavo, come tutti noi la mattina ci spostiamo tra una camera, la cucina, e quindi c'era questa voce di Bordin che sbucava da tre punti diversi tutta la casa. E siccome questa rassegna aveva una particolare attenzione alle questioni di regole di vita politico-parlamentare e così via, io mi ero trovato proprio per quell'avventura lì andare a lavorare alla, prima di fare professore universitario, andare a lavorare alla Camera dei Deputati col professor Barbera, attuale giudice costituzionale dal 1 aprile 90, quindi mi trovo in presa diretta a vedere l'attualità politico-parlamentare. Siccome ogni tanto questi giornali, che citava Massimo, facevano qualche imprecisione rispetto a quello che era davvero successo il giorno prima, mi permettevo di segnalare che, guarda, che però in realtà ieri è successa una cosa un po' diversa da come è raccontata da questo specifico giornale, anche perché poi ci sono dei giornali che tendono a raccontare più esattamente quello che accade, anche a prescindere da quello che pensa il cronista, come sa Daniela, che è molto precisa su questo. In molti altri casi l'informazione orientata tende già a veicolarti una cosa come vorrebbe che il cronista fosse, che magari non è, magari o per affossare un tentativo di cambiare una legge e così via. E quindi anche questo tipo di rassegna, come l'attività della radio, in realtà raccontando la realtà, la raccontava in maniera tale che contribuiva in qualche modo anzitutto a decodificarla, cosa non facile, e poi anche a modificarla in questo senso. Anche il passaggio dell'opinione pubblica da una visione molto angelica dell'attività dei pubblici ministeri invece a una visione più problematica di quello che è accaduto anche nei primi anni 90, la radio su questo, nell'intreccio tra il resoconto sui processi e anche la rassegna stampa, ha aiutato a renderci conto di questo, perché nessun potere è infallibile, questo è il punto vero, e nessun potere può essere esente da critiche, e se poteri sono esenti da critica tendono ad essere più fallibili perché sono più all'oscuro. E poi la terza e ultimo punto che volevo dire è che questa cosa mi è così tanto piaciuta che poi da alcuni anni mi diverto anch'io, non a radio, ma insomma, a mandare mailing list una mia rassegna stampa, e ho cercato di... Sì, anche molto presto, perché ora poi la Sapienza mi ha messo lezione alle 8 del mattino, non sono riuscito a rifilare a nessuno dei colleghi questo tragico orario, quindi devo farla prima, almeno in questo semestre. E ho capito lì, ho cercato di applicare alcune di queste regole che ho visto applicate. La prima cosa veramente complicata è che quando fai una rassegna ti trovi inondato da altre rassegne precedenti, oltre che dall'accesso diretto, che prese alla lettera ti forniscono ogni mattina un'enciclopedia. E quindi il primo problema è la selezione della gerarchia di importanza dei temi, che non è mai facile, alcune mattine è più difficile di altre. Quindi la scelta della gerarchia dei temi deve essere chiara, questo è il primo insegnamento. Il secondo insegnamento è come tu trovi un equilibrio tra il tuo orientamento che hai e il pluralismo che in qualche modo devi rispecchiare ma che non diventi relativismo. Cioè, se tu fai una rassegna stampa devi in qualche modo presentare varie opinioni di matrice diverse, anche di soluzioni diverse sulle policies. Non puoi fare una cosa compatta e omogenea solo delle cose che dicono quello che pensi tu.
Però siccome tutti prefiggi non solo di raccontare la realtà, ma in qualche modo, essendo una forma di giornalismo politico, anche di modificarla, questo modo di presentarlo non può essere asettico, nel senso che tu devi, per un verso, dare ragione un po' di tutti, spiegare molto bene quello che sostengono quelli che ti senti vicino e anche confutare, anche con l'arma dell'ironia, le posizioni che spieghi ma che non condividi e che è giusto che tu possa anche spiegare perché non condividi. Ecco, io ho sempre trovato su questi punti questa rassegna che faceva Bordin un modello e quindi ho provato a riprodurlo. Poi con quali effetti mi diranno i miei interlocutori e lettori che cosa ne pensano. Grazie. Lettori quotidiani di Quotidiani Attraverso Ceccanti, che in effetti è una rassegna che con un tempo di lettura molto ristretto, perché poi Ceccanti si pensa anche a chi affretta lui la mattina di uscire, insomma, comunque è ben concentrata, ma molto ben molto efficace, e quindi per quel po' che conta, dal mio punto di vista, è totalmente promossa. Daniela Preziosi, giornalista politica, giornalista di politica del quotidiano Domani, tu hai avuto la fortuna di compiere l'ultimo tratto di strada di Massimo, insieme con Massimo, e non credo che ne hai parlato tante volte. Si accende? No. Eccola. No. Quindi conto anche della sua gestione. No, non ne ho parlato molte volte. Buonasera a tutti e a tutti. Grazie al professore Currà di questa occasione, che ho accolto con piacere, anche perché dove Alessio Falconio indica che si deve, si fa, perché Alessio Falconio era il direttore di Massimo Bordin lo ha chiamato direttore fino alla fine, e anche lui si chiamavano direttore, la situazione era, diciamo così, anche era triste, perché era chiaro che non stavano, che lui non stava bene, e quindi è quello che per me resta il direttore, cioè quello che anche capisce dove, perché raccontare Bordin non è semplice, è una cosa che va fatta sempre con grande attenzione, perché era un uomo, un professionista straordinario. Fin qui è una banalità, ma lasciatemi dire che ce lo stiamo ricostruendo, e poi è anche molto riservato, ed è per questo che io chiedo scusa al professore Currà. Io non partecipo spesso a queste commemorazioni, a questi ricordi, ma ai quali pure partecipo sempre da spettatrice, perché insieme a Pierpaolo Bordin, che è qui con noi, che era il figlio, l'amatissimo figlio, ci sentiamo di avere una consegna del silenzio rispetto alle questioni personali di Bordin. Perché? Perché Bordin era infinitamente riservato, e questo sì, questo ve lo posso raccontare, perché a me capitava di andare in giro per le città avendo lui a fianco e lo fermavano e lui scappava. Ed io rimanevo con una faccia un po' ebete per ringraziare, in fondo erano ascoltatori, cultori, fan, ma lui non solo per la grande riservatezza, forse una timidezza, in realtà la ragione era più profonda secondo me, ed era la sua grande libertà, voleva essere libero anche dai fan, non voleva dover dare soddisfazione a chi magari si aspettava una cosa, voleva essere libero anche dalle cerimonie che a volte accompagnano la simpatia degli ascoltatori e delle ascoltatrici. La scelta di libertà è secondo me anche quella del maestro riluttante, faccio la giornalista, come direbbe Bordin, l'umile cronista. Bordin era un cronista infinito, inarrivabile,
Ed era un maestro, era assolutamente un maestro di questa professione, ma era un maestro riluttante. Non voleva, diciamo, non credeva di dover insegnare. Si poteva rubacchiare il mestiere ascoltandolo tutti i giorni alla radio. Noi, prima di essere fidanzati, io ero una grande, naturalmente, ascoltatrice di Radio Radicale, tutti noi giornalisti politici, cronisti politici inviati, perché Radio Radicale è, diciamo, la cosa per cui si può raccontare a un direttore che si è andato in un posto, invece non ci si è andati perché Radio Radicale dà la diretta. E questo succede anche ai parlamentari. C'è una famosa storia di chi era, di quel parlamentare che disse: Devo partecipare perché mia moglie mi ascolta, e se non partecipo pensa che sto facendo un'altra cosa. Insomma, la Radio Radicale ha fatto tante cose. Dicevo, si rubacchiava il mestiere, si ascoltava, si leggeva tutti i giorni per 7 anni sulla rubrica del Foglio, Boarding Line, che poi generosamente ha messo insieme un libretto che è una preziosissima Bibbia per rileggere Bardin. Ma era riluttante, renitente al servizio della docenza, perché per la libertà, perché a lui non piacevano le scuole. Era stato aveva iniziato la sua storia da militante politico, era passato persino nel giornale da cui ho iniziato io, che è il Manifesto, più per parte politica che per parte giornalistica. Aveva scritto da giovane di una corrente trotskista, giovane trotskista e basta, una lettera al Manifesto che era stata notata da Rossana Rossanda. E Rossana Rossanda, che all'epoca, stiamo parlando dei primi anni 70, credo proprio elezioni 72, era Rossanda, aveva notato questi due giovani militanti romani che avevano fatto un'obiezione importante, e addirittura Rossana Rossanda le aveva risposto a questi due. Era una cosa che veniva considerata incredibile, che Rossanda non si filava, insomma, se non grandi intellettuali, Sartre, insomma, cose così. Quindi, ma evidentemente Rossanda aveva visto un punto che era sempre acuto, il punto politico che trovava anche il giovanissimo Bordin. Poi era stato radicale in una maniera particolare, radicale naturalmente lo era, però sempre in una maniera particolare, molto diversa da quella di Pannella. I duelli, io li chiamavo sempre da cronista, il Bordin-Pannella Show. Bordin all'epoca era, vi ricordate queste conversazioni che facevano la domenica, Bordin e Pannella? E Bordin si arrabbiava quando scrivevo questa cosa, molti anni fa, eravamo amici, perché diceva che invece quello era il programma di Pannella. Non è vero, senza Bordin quel programma, quella conversazione sarebbe andata in tutt'altra maniera. Ma sì, era la finta spalla, insomma, oltre che poi anche il traduttore di tante cose che Pannella non ricordava, invece Bordini ricordava perfettamente e trafiggeva Pannella alle sue dimenticanze fino all'ultimo, perché Bordini ha sempre preso molto sul serio Pannella, non ha mai, diciamo, non ha mai parlato con la sua malattia, ha sempre parlato con Pannella, ed è questa una delle grandezze umane anche di Bordini. Volevo dirvi quindi che vorrei dire, mi dispiace non poter parlare della Bordin persona, ma non è vero che mi dispiace, sono contenta di non farlo, perché così era molto riservato Bordin. Io gli ho fatto un'intervista, sempre da amica, ancora molti anni fa, nel 2010, quando cercai di estorcergli la ragione per cui si dimetteva da Radio Radicale. E un'intervista in cui lui raccontava delle cose fantastiche, poi fu Pannella a chiedergli del perché si dimetteva, in una famosa trasmissione, perché si dimetteva da direttore, e Pannella voleva a tutti i costi fargli confessare una ragione anche personale. Bordin resistette per 2 ore, non raccontò la ragione politica, lui diceva che sfiduciava il suo editore, così la disse al Manifesto, ma c'era anche un punto personale. Bene, neanche Pannella riuscì a farglielo dire, eppure Pannella era un politico che faceva del proprio corpo, della propria storia, del personale, come si diceva, politica, come spesso i radicali. Ecco, lui invece non voleva fare questa cosa e non glielo estorse Pannella.
quindi figuriamoci chi sono io per poter raccontare qualche cosa, però qualche cosa invece vorrei dire, perché è stato, diciamo, diceva Currà giustamente, un intellettuale politico, la definizione è del professore Massimo Teodori, è stato un intellettuale politico perché ci leggeva la politica tutti i giorni. E come si faceva, come era fatto questo metodo Bordin? Io spero tantissimo che adesso che stiamo, Alessio ed io diciamo che stiamo sistemando le biblioteche, in realtà ci sono fior di professionisti che lo stanno facendo, sia la Caetani sia la Baldini, che appunto verrà inaugurato il fondo Bordin lunedì prossimo. Noi diciamo stiamo perché siamo dei tifosi di questa sistemazione di questi due fondi, perché speriamo, siamo certi, anzi professore Ceccanti ci aiuti, che adesso i ragazzi, le ragazze si mettano a studiare, perché Bordin ha lasciato tante parole scritte, tante parole soprattutto dette nell'archivio dell'universo di Radio Radicale, nell'archivio infinito, quello che ci rende eterni, e c'è tantissimo da studiare, perché la tecnica di Bordin, la tecnica giornalistica, era formidabile e non era per niente casuale. Come dice Totò, l'improvvisazione, naturalmente chi fa una rassegna stampa ogni mattina dalle 7.35 alle 9, molto deve improvvisare. Ma l'improvvisazione, diceva Totò, non si improvvisa. Cosa c'era dietro quell'improvvisazione? Una tecnica, giustamente Currà ha fatto vedere, diciamo, una delle poche interviste in cui Bordin racconta qualche trucco della sua scena, un po' di cabaret, un po' di teatralizzazione, un po' di che gli veniva spontanea, ma tra l'altro era un formidabile imitatore. E di alcuni, diciamo, tipi di persone, ma formidabile. Alcune persone io le ho conosciute solo con la voce di Bordin, poi quando le ho incontrate sono rimasta scioccata. E faceva delle teatralizzazioni spesso, quando c'erano alcune giornaliste che sono state beneficiate, anche se in realtà erano criticate, dal fatto che leggeva le interviste con intonazione, e bastava quell'intonazione per capire come stava giudicando, come stava spiegando quell'intervista Bordin. E, dicevo, un intellettuale politico, come diceva Currà, una cultura che gli veniva da questi tre momenti, appunto da questi tre momenti, ne ho detti prima due, l'inizio, diciamo, da trotskista, la grande famiglia, la grande cultura, la grande, diciamo, il mondo che attraversa mondi, che è il mondo radicale. E poi anche la cultura liberale, lui non si dichiarava liberale ma solo per modestia, perché diceva che c'erano i grandi liberali in questo paese, lui non voleva essere, diciamo, non voleva competere con quelli, ma solo per modestia. Era stato un lettore formidabile di tutti i più grandi e anche i meno grandi. Però appunto era modesto e quindi non voleva fare la parte, perché c'è stato un periodo in Italia in cui tutti erano liberali e quindi... liberali con 3B, e quindi lui, diciamo, per evitare di stare con quelli, ecco, perché una cosa che possiamo dire, ma non è che lo dico io perché lo so in particolare, perché lo abbiamo ascoltato sempre, non è diciamo, una rivelazione, quello che lui aveva, diciamo, mal tollerava nel metodo di approfondimento che aveva della notizia, mal tollerava il luogo comune. Ecco, se nel corso di un articolo beccava il luogo comune, il povero cronista o la povera cronista che firmava quell'articolo veniva trafitto da qualche colpo di tosse, parolina un po' pungente, oppure cose così. E, il luogo comune in qualche misura era, diciamo, l'anticamera della banalità del male, era diciamo, lo scivolone che finiva... Nel disastro, nella cronaca inutile, nella cronaca che ripete sempre quello che è, invece lui andava a cercare le spigolature e ce le faceva ascoltare. Noi cronisti che la mattina lo ascoltavamo, cronisti e cronisti la mattina lo ascoltavamo, avevamo mezzo lavoro, tre quarti del lavoro fatto, perché lo ha detto, lo ha rivelato Furio Colombo nel corso della cerimonia di saluto 4 anni fa a Bordin,
perché lui faceva il giornale dei giornali, cioè sistemava per noi che stavamo per andare alla Camera, in Parlamento, andare a cominciare a lavorare, ci sistemava già, diciamo, il menabò, ci diceva le cose più importanti, e quelle che lui riteneva più importanti erano di gran lunga le più importanti che poi avremmo dovuto leggere nel corso della giornata. E ovviamente non è che manca a tutti i colleghi. Per questo dico che va studiato. Va studiato perché è una tecnica nascosta, una tecnica che non si vuole rivelare proprio perché non vuole fare scuola, invece scuola dentro c'è ed è molto forte, e spero appunto che qualche studente abbia voglia, abbia la possibilità, adesso ha la possibilità perché abbiamo due fondi, e poi c'è naturalmente sempre l'archivio infinito di Radio Radicale. Radio Radicale che continua a mandare in onda, come sua, tra l'altro come sua caratteristica, manda a parlare i morti, come potrebbe dire un vostro vecchio direttore Lino Iannuzzi, o rende, diciamo, immortali alcuni, Marco Pannella senz'altro, ma tanti altri. Bordin lo mandate almeno ogni domenica sera, con una scelta di conversazioni tra Pannella e Bordin che fa Aurelio Aversa. Michele Lembo. Michele Lembo, che da sempre consultava Bordin quando faceva queste scelte, quando Bordin era ancora in vita. Bene, però la capacità di Lembo, che è molto forte perché oltre ad essere un cronista è anche uno storico, cioè una persona che ha una cultura infinita, però manda in onda, non so se vi è capitato, se non vi è capitato fatelo, ascoltate la radio la domenica sera, perché a parte alcuni dettagli delle conversazioni ci sono moltissime questioni che sembrano dette come questa intervista dette ieri, e anche quando si leggono le line, le vecchie rubriche del foglio, sembrano scritte ieri. C'è un gioco che fanno molti cronisti sulla rete in questi anni, che hanno spesso ripubblicato dei pezzi di Bordin e sembravano scritti ieri, anzi domani. E questo perché in genere quando si tratta di fenomeni di questo genere si parla di profezia, no? Uno è profetico. Bordin non era per niente profetico, perlomeno sicuramente quest'idea della profezia, era un laico di grande, diciamo, ruvido persino in questa sua laicità. Ma in realtà perché lui conosceva le cose, aveva una grande cultura e le analizzava talmente in profondo che quello che poi diceva era quello che poi succedeva e che continua a succedere. Per questo c'è questa attualità di Bordin, perché quando lui parla di giustizia ne ha capito il meccanismo, di giustizia mediatica, ne ha capito talmente in profondità il meccanismo, che quel meccanismo è quello che noi adesso stiamo raccontando e che utilizziamo negli articoli di cose che Bordin non ha conosciuto. Non è profezia, ma è analisi precisa, ed è uno strumento ancora importante di lavoro per noi e secondo me anche di lettura gradevole per voi, per i lettori, per chi gli ha voluto bene, per chi... Professore Currà, c'è una generazione intera di bambini che sono cresciuti con la voce di Bordin, e c'è una generazione intera di piccoli che adesso stanno crescendo. Io ne ho uno, voi, lei ne ha un altro, il professore Ceccanti ne ha un altro, non ne parliamo di Alessio Falconio che ne ha ben due, che sono cresciuti ascoltando così. Gli ha fatto benissimo, credo. Quando saranno grandi riconosceranno quella voce, ma forse avranno anche imparato qualche parola da questa meravigliosa, diciamo, produttrice di parole e di concetti che è Radio Radicale. Mio figlio da piccolo aveva forse 5 anni e mi ha detto: ma non ho capito, è crisi di governo? Era tutta Radio Radicale. Va bene, chiudo dicendo alcune cose ancora.
È importante quello che stiamo facendo, tenendo appunto insieme il patrimonio dello studio di Bordina, perché in realtà non sono tutti i libri, è solo la parte dello studio di Bordina che sono i saggi, diciamo, la formazione cronistica, storica e militante, diciamo, di lui, perché poi c'è tutta la parte dei romanzi, era un grandissimo lettore Bordin. È importante appunto andare direttamente ai testi. Sono molto grata a Lorenzo Zilletti e Salvatore Scuto che hanno fatto questa strepitosa pubblicazione che viene da un anno intero, forse più, di commemorazioni di Sciascia, della nascita di Sciascia, credo, e che sono state letture sostanzialmente letture organizzato dall'Unione Camere Penali, e letture di Sciascia. Sciascia era l'autore, forse l'autore con la maiuscola, di Bordin. Bordin aveva molti autori importanti, però credo che Sciascia fosse, possiamo stabilire, però io non sono degna, quindi lo diranno poi gli storici. E l'autore, insomma, che lui più teneva in testa, e queste letture di Sciascia sono state dedicate molto generosamente, ma secondo me anche giustamente, a Bordin. In questo volume poi c'è anche una parte di Bordin, sono state recuperate un po' di scritti di Bordin su Sciascia. Non sono io il giudice giusto. E l'ispezione appunto della terribilità, in cui appunto Sciascia viene letto da avvocati, giuristi, non da, quasi mai da letterati, e si vede che grandissimo Sciascia c'è. Bordin aveva un po' questa, era uno scrittore, era un giornalista che però ne sapeva tantissimo, e quindi quando si scriveva delle cose anche molto appuntite, a volte diciamo brevissime, in realtà c'era tanto studio dentro. E ancora profetico, dico l'ultima cosa e poi vi lascio in pace. Ho riascoltato questi giorni, ne parlavo con il direttore Farconio poco fa, una intervista che Bordin fece a Grillo anno 2006, quindi prima che tutto accadesse. Bordin intervista Beppe Grillo nel 2006. Beppe Grillo è un comico che sta tramando qualcosa di importante. Ma siamo presto ancora, no? Non c'è, sta facendo spettacoli, grazie questo anche a Emilio Targia, che è un collega che si occupa tantissimo di comunicazione e che aveva acciuffato Grillo. E i tre fanno questa conversazione, e a un certo punto Beppe Grillo racconta una cosa che poi noi adesso la conosciamo, ma lì siamo nel 2006. E racconta questa cosa e dice: no, ma perché con la rete raccogliamo tutte le idee, tutte le istanze, così, e poi a quel punto i parlamentari sono solo degli impiegati, vanno lì e sono degli impiegati. E Bordin fa quel silenzio così e poi dice: ma sei sicuro che non sia un po', ma non è che il Grande Fratello? E tutto questo non era successo. Per questo dico che vedeva le cose, vedeva perché le capiva. Ecco, vi lascio con una citazione. Tu dicevi, Alessio, sono stata fortunata, siamo stati sfortunati tutti di averlo perso un po' presto, però lo abbiamo perso, secondo me, nel momento in cui tutta la sua storia stava venendo, stava fiorendo tutta insieme. Lo abbiamo perso Bordin ha avuto la fortuna di essere lucido fino alla fine e la fortuna di essere malato per poco, ma anche, diciamo, la forza, la capacità e ancora la fortuna di prendere a schiaffi la sua malattia senza complessi. Tant'è che gli scritti e le parole degli ultimi tempi sono poi delle grandissime ancora lezioni che ci restano. Vi voglio leggere una cosa di un libro, che dei tantissimi
che mi ha regalato, ed era uno scherzetto di Dudu La Capia, Raffaella Capia, altro diciamo appassionata lettura bordiniana, e Umberto Silva, uno psicanalista. Questo è uno scherzetto, è un piccolo gioiellino, sono le conversazioni che Dudu La Capia fa in finale, verso il finale, con un amico psicanalista. Sono scritte con una penna affilatissima, leggerissima e molto scherzosa, dentro un bar che noi l'abbiamo cercato, abbiamo capito che quello sotto la casa di Berlusconi, quella precedente, sotto Palazzo Grazioli, davanti al Collegio Romano, abbiamo cercato perché è una location molto, la parola location potrebbe scatenare un fulmine dal cielo. E, vabbè, era un posto molto raffinato, molto bello. I due conversano, qualcuno scrive questa conversazione e Raffaella Capria dice che vuole smetterla con la vita, si sente andare via la vita. E il suo amico psicanalista, è un amico di Berute, in quel caso stanno bevendo Martini, dice: Raffaele, sembra che per te la fine di ogni cosa sia un bene o un atto dovuto. E la Capria risponde: sì, il limite è sacro, non è la fine che mi fa paura, quel che mi spaventa è l'eternità. Quando il frutto è maturo, deve cadere dall'albero, disfarsi, concimare il terreno dove nascerà un altro albero e darà un altro frutto. E così sempre, perché questo è il ciclo della natura. E Silva gli risponde: ma io mi sento acerbissimo, quando è che il frutto è maturo? Quando ha esaurito tutte le sue possibilità, quando è più buono da mangiare o quando non è più buono perché sta marcendo. E Bourdin è andato via al massimo, al momento in cui della massima maturità della sua, sento forse sarebbe chissà forse ancora quanto, sta a chi lo ha ascoltato, chi ha imparato da lui, portare avanti anche un pezzetto, nessuno di noi è degno, ma anche un pezzetto del suo lavoro. Ed è stata una fortuna per tutte noi e per tutti noi, per Paolo e per me soprattutto, che lui sia morto prima della pandemia, quando, dice il poeta, si moriva ancora uno alla volta. Questo ci ha dato la possibilità, anche con Alessio Falconio, con gli amici più cari, di stare, diciamo, dentro, di fare questo percorso. Penso che questa è anche una delle fortune grandi che tutti noi abbiamo avuto, perché poi sappiamo cosa succedeva negli ospedali dopo. E un'altra fortuna di un frutto maturissimo, come dice Dudu La Capria, che ci ha lasciato in questa maniera così elegante. Elegante era non solo nell'esposizione pubblica, questo forse glielo possiamo dire, Pierpaolo, era elegantissimo. Continueremo a leggerlo, a commentarlo e a studiarlo. Grazie a tutte e a tutti. Grazie. E ci fermiamo qui allora. L'appuntamento per chi ci ascolta e volesse proseguire sul sito di Radio Radicale, ascoltando tutto quello che c'è da ascoltare, scoprendo tutto quello che c'è da scoprire o da riscoprire o da risentire, ma insomma l'intervento di Daniela ci ha dato davvero tanto. Come grazie al professor Stefano Ceccanti, professor Cura, grazie per averci invitato in questa prestigiosa sede accademica speriamo sia luogo di, come diceva Daniela, anche di prosecuzione di quello che ci siamo detti questa sera, nella mente viva degli studenti, che sono sempre straordinariamente sorprendenti. E detto questo, ci fermiamo qui, anche per gli ascoltatori di Radio Radicale, grazie alla regia di Ombretta Rappone qui a Latina. Per chi ci avesse seguito fino a questo momento in onda, siamo stati in questo pomeriggio, abbiamo avuto l'occasione di ricordare Massimo Bourdin, che torneremo a raccontare, ricordare e
prima citava Daniele giustamente il lavoro domenicale di Michele Lemo, ma anche ricordando quello straordinario quotidiano di Aversa, perché Radio Radicale parla attraverso questi giganti al presente e al futuro, attraverso il passato che evidentemente non è un passato, non passa, rimane e anzi va avanti. Quindi lunedì alle 10 presso la Biblioteca Baldini di Roma in via Sacchetti, grazie alla scelta e al lavoro, giustamente Daniele ha ricordato, di chi ha dato vita anche a questo fondo Bordin, in quest'altro polo importante, polo bibliotecario romano, racconteremo un altro po'. Un bel po' del nostro Massimo Bordin. Grazie davvero per essere stati qui con noi e chi ci ha seguito, e la linea la restituiamo allo studio di Radio Radicale.